Angelo, vincendo in Villa Comunale Regina Elena ci sono in corso dei lavori che a lei non sono piaciuti. No, non sono piaciuti a me e credo che non siano piaciuti a tante altre persone. Io sono per l'idea di aprire gli spazi comunali, di aprire gli spazi verdi, sicuramente è una cosa a cui io sono stato sempre favorevole. Il problema è andare a individuare dove è possibile e quando è possibile farlo. Ritengo che fatto in questo momento e rifatto in quel luogo che fra l'altro ha una sua storicità e ha una sua valenza proprio perché nasce come un giardino. Vorrei ricordare a quanti ci stanno ascoltando che in quella villa sono stati spesi un mare di soldi, sia a livello di consulenza, ricordo il professore Pavone, ma sia anche a livello di mantenimento di quello che è considerato un patrimonio non indifferente. Lasciare aperto quella villa senza ringhiere significherebbe mettere a rischio realmente un investimento fatto con le nostre tasche, al di là della valenza storica che ha quella villa. Tenete presente che attualmente quella villa era stata lasciata in quasi totale abbandono. Il fatto di aprire i cancelli, o meglio, di togliere completamente la recinzione, mi chiedo se esista un progetto di massima che vada in qualche modo a tenere presente cosa bisognerà andare a fare in quella struttura. Quella villa già ieri sera, ad esempio, era visitata, no, notturna, sai benissimo che abito in quella zona e quindi ho possibilità di vederla, ci sono nato in quella zona, era visitata da diversi soggetti che sicuramente non erano là per prendere la frescura della sera. E, si dice che rientri in un progetto dell'amministrazione, qualcuno paventa il fatto che dovremmo adeguarci anche a quelle che sono le esigenze e le realtà degli altri comuni della Sicilia, tipo hanno fatto ad esempio di Canicattì. Canicattì ricordo benissimo che quando avevano deciso di togliere le transenne, per un lunghissimo periodo di tempo quella villa è stata fatta oggetto di atti vandalici, il comune è dovuto intervenire più volte anche con la sistemazione di telecamere, videosorveglianza e poi anche dovuto dare in gestione a privati per il mantenimento. Quindi non è una soluzione quella di aprire i cancelli, diventa un problema serio. Io mi riservo, dopo questa intervista, comunque, di informare anche chi di competenza, perché ritengo che in quella villa si stia facendo un danno enorme, sia dal punto di vista storico che economico. Ci sono altri due aspetti che vanno poi sottolineati, legati principalmente alla sicurezza. Sì, uno è che in quel sito insiste praticamente una delibera fatta all'epoca dove si vieta assolutamente l'utilizzo della villa in giornate particolarmente ventose, proprio per evitare che rami di grossi alberi, fra l'altro protetti, cadano sulle persone. A proposito di alberi protetti, vorrei ricordare che in quella villa esiste una tipologia di piante, la metà di questa è stata abbattuta non molto tempo fa, per mantenere in vita quelle esistenti e sono in numero molto ristretto in tutta la Sicilia.